Consigliere Ivan Bracco, appena terminato il Consiglio Comunale, è stata bocciata la vostra proposta di stoppare la decadenza delle concessioni marittime produttive. Lei cosa ne pensa? Penso che finalmente abbiamo stanato il sindaco e l'amministrazione su un punto importantissimo della città. Finalmente il sindaco lo ha detto chiaramente che vuole aprire un tavolo di dialogo, ma nello stesso tempo hanno votato contrario. Dunque la città deve sapere che l'amministrazione sta andando dritto per la chiusura, per la soppressione di questi dei cantieri e della portualità e il discorso dei pescatori, perché hanno una visione di città completamente diversa. E a questo punto la responsabilità se la sono assunti questa sera, andando contro a una cosa di logica, perché in tutti i comuni della Liguria è stato sospeso questo tipo di provvedimento, noi siamo l'unico comune che l'ha portata avanti. Dunque questa sera è chiaro agli occhi della città che l'amministrazione vuole portare avanti un piano scellerato e non lo vuole discutere con tutta la città. Dunque se ne assumeranno davanti ai cittadini il futuro di questo territorio e di questa città. I consiglieri comunali La Monica e Montanaro hanno sostenuto che lei durante una commissione avrebbe chiesto lei stesso per la prima volta la decadenza delle concessioni. Lo confermo, ma loro hanno omesso di dire il perché io ho detto quella frase. Quella frase era collegata al fatto che loro continuavano a insistere che erano senza concessione per portare avanti il loro progetto. A quel punto lì era ovvio che io dicessi se sono senza concessioni li dovete buttare fuori. Questa era la motivazione. Loro hanno letto per convenienza politica quel passaggio lì, ma la verità è quello che loro sostenevano che sono senza concessioni. Se sono senza concessioni devono essere allontanati. Non sono senza concessioni una parte sicuramente, perché nell'ultima sentenza del TAR Liguria il TAR cita il consorzio come concessionari e lo stesso avvocato del comune fa riferimento al consorzio come titolare di concessione. Dunque lo stesso comune da una parte dice una cosa e dall'altra ne dice un'altra. La chiarezza è questa qua, che l'amministrazione ha scelto di proseguire nella revoca di queste concessioni per speculazioni che possiamo immaginare, come ben ha detto il consigliere Sardi, sul discorso dell'Agnesi ci sono dei progetti che non sono certo quelli di sviluppo del lavoro, ma di sviluppo di interessi sicuramente di parte.